Presentato questa mattina all'Aquila il Giro d'Abruzzo di ciclismo dal 9 al 12 aprile, 4 tappe, la partenza ad Avasto, la prima tappa si concluderà a Pescara, l'arrivo del Giro d'Abruzzo all'Aquila, la frazione più impegnativa, l'arrivo in salita ai Prati di Tivo che sarà una sorta di antipasto della tappa che arriverà l'11 maggio con il Giro d'Italia. Andiamo ad ascoltare il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l'amministratore di RCS Paolo Bellino e il Direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni. Un inedito, quasi un regalo nel momento in cui la Sicilia ha rinunciato a questa occasione. Il gruppo RCS ci ha chiamato, ha selezionato tra le tante possibilità quella dell'Abruzzo, contando sulla serietà, sulla capacità, sull'esperienza che abbiamo messo in campo in questi anni, in questo rapporto. E per noi è un onore e un orgoglio essere stati indicati e scelti, poter rafforzare così con RCS una relazione che sta facendo crescere molto l'Abruzzo e soprattutto che sta portando il grande ciclismo sempre più spesso sulle nostre strade. Non è soltanto un evento sportivo agonistico, è anche una grande occasione di promozione del territorio e di ritorno turistico. L'Abruzzo, nel bene o nel male, tutti gli anni ha un passaggio e quindi la possibilità di testare quello che succede nella regione ha un passaggio non secondario, perché è un passaggio sempre con delle tappe importanti, e quindi la possibilità di testare credo che sia un valore aggiunto ulteriore. Faremo con il Giro di Abruzzo tutta una serie di test anche dal punto di vista tecnologico che riporteremo poi nel Giro d'Italia, li racconteremo. Tra questi test stiamo concludendo un accordo molto importante con un'azienda, perché io vorrei fare la più grande pista, la più grande ciclovia d'Europa. Se andiamo a ragionare tutti i percorsi importanti del Giro d'Italia, tutte le montagne, tutte le salite, tutto quello che ha fatto il Giro d'Italia in Italia, diventa una grande ciclovia, una mappa importantissima. Ecco, testeremo qui una serie di situazioni che poi riporteremo al Giro d'Italia, e dall'Abruzzo nascerà poi questa idea che faremo e che aggiungeremo poi prossimamente. Mauro Vegni, Giro d'Abruzzo, anche una sorta di test in vista del Giro d'Italia con l'arrivo dei Prati? Sì, assolutamente sì, è una sorta di test, è sicuramente un riconoscimento a una salita importante in Abruzzo e chiaramente è stata inserita proprio per dare una sorta di accompagnamento ai corridori in vista proprio del Giro.